Buongiorno a tutti cari concittadini. Questa mattina, come vedete, siamo qui nella sede degli AIB Protezione Civile di Sant'Antonino, che ancora una volta, come già in molte altre occasioni in passato, sono vicini alla popolazione. Adesso li vedete così bardati perché è l'unico modo in cui loro possono operare in questa situazione di emergenza. Loro non potranno essere a stretto contatto con i cittadini perché non è il loro compito, ma lo sono comunque perché a volte ci dimentichiamo in questa emergenza Covid-19 che purtroppo ci potrebbero essere altri problemi. Ricordiamo le bombe d'acqua che abbiamo avuto a Sant'Antonino, speriamo non ci siano mai dei terremoti, abbiamo avuto delle alluvioni e comunque i nostri AIB Protezione Civile sono sempre al nostro fianco sulle nostre montagne. Il loro impiego sarà di supporto logistico in questa emergenza sanitaria, per cui anche se, come ho detto, non potranno essere mai a stretto contatto con dei pazienti che hanno il Covid-19, potranno però operare in altre attività indispensabili, ritenute indispensabili in questa attività di contenimento e superamento dell'emergenza in corso. Quindi io sono qui per ricordare a tutti voi che questa squadra è al nostro fianco, sarà al nostro fianco. Quindi da parte dell'amministrazione di Sant'Antonino, ma da parte di tutti noi concittadini, un grande grazie agli AIB Protezione Civile che sono al nostro fianco. Ancora una cosa, non stupitevi, e ve lo dico ancora una volta, di vederli così bardati, perché loro devono andare per le vie del paese e nelle loro operazioni così vestiti. Grazie ancora a tutti gli AIB e ai ragazzi della Protezione Civile che sono in questo momento e come altre volte al nostro fianco.